Questo spettacolo è stato pensato per gli allievi attori dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni, che si trova in Giudecca. Loro sono gli attori di questo spettacolo. Secondo me è fondamentale pensare sempre a delle collaborazioni tra una scuola di teatro e il territorio in cui è inserito, in particolare le istituzioni culturali come questa. Quindi per me è importantissimo immaginare, pensare le scuole di teatro come delle risorse per il territorio. Trovo che gli scritti di Borges su Dante siano illuminanti, sollecitano, stimolano il pensiero, è come se mettessero in moto dei collegamenti a partire dal testo dantesco, sul testo dantesco. E avendo visto Labirinto Borges, mancavano circa 6 anni al centenario dantesco e ho incominciato a insistere con tutta la Fondazione Giorgio Cini sul fatto che bisognasse celebrare Dante all'interno del Labirinto. È così nato questo progetto. Lo studio di Dante è sempre stato un punto di riferimento che mi ha ricondotto alla mia centralità. E ho scoperto poi, lavorando su tante memorie di attori, che il mio caso non è un caso unico, ma anzi ha avuto tanti precedenti illustri, come se Dante e lo studio di Dante fosse un grande serbatoio e anche un po' un centro, un bacino di personaggi, situazioni, che secondo me corrispondono un po' a quello che penso per gli attori inglesi sia Shakespeare.